L'incrocio tra L'Aquila e Termoli, valevole per i 32esimi di Coppa Italia, passa in secondo piano rispetto alle ultime ore vissute nell'ambiente rossoblù. Michele De Feudis, come anticipato ieri sul nostro sito, sarà il nuovo tecnico dell'Aquila 1927. Per il comunicato ufficiale sarà solo questione di ore e poi il tecnico di Bisceglie verrà presentato alla stampa nella giornata di venerdì, quando nella sala Giancarli il neotecnico parlerà anche del suo primo impegno in rossoblù. Domenica allo stadio del Conero ci sarà l'Ancona ad attendere gli abruzzesi per l'11ª giornata di andata in Serie D Girone F. Tornando alla gara, che ovviamente ha regalato pochissimi spunti visto l'enorme turnover di entrambe le squadre, L'Aquila è riuscita a strappare il pass col minimo sforzo, superando l'11 di Carnevale grazie alla conclusione di Casella che al nono, da distanza siderale, ha ingannato un Pizzella evidentemente ingannato dal sole. Giallorossi che hanno avuto l'occasione per impattare al 24esimo, quando sul tiro cross di Barchi il tapin di Tribelli ha trovato pronto l'esordiente negro. 60 secondi più tardi, sul ribaltamento, gli applausi li prende tutti Pizzella, che dice no al cospetto della spaccata di Guidobaldi. Prima del duplice fischio il pallone buono arriva sui piedi di Giannini, ma il 7 rossoblù regala il cuoio ai 20 supporters termolesi. In apertura di secondo tempo, l'esperto sicignano rischia la frittata in fase di impostazione, ma Giannini trova ancora il muro di Pizzella, bravo a deviare in angolo. Pizzella che si prende ancora il battito di mani al 13esimo, quando su acrobazia di un Casella formato figurine panini respinge d'istinto. E quando Pizzella non ci arriva, ci pensa il palo a stoppare il raddoppio aquilano. Guidobaldi si gira bene in aria, ma il palo dice no al primo gol stagionale del classe 2004. L'Aquila domina, ma non punge come deve. Così anche il neo entrato Drolet colpisce male, mandando a lato al minuto 72. Belloni entra al posto di Guidobaldi e all'80esimo, su perfetto cross di Gueli, prova la girata aerea, ma lo specchio della porta è solo sfiorato dall'argentino. Poi, proprio al 90esimo, Drolet cerca la magia all'esordio, ma la giocata riesce solo a metà. La conclusione sul primo palo trova solo l'esterno della rete.